con i soli voti della maggioranza, il Consiglio Comunale di Berceto ha istituito la cosiddetta imposta di scopo con l'allegato regolamento. Come specificato nel regolamento che il Consiglio Comunale ha approvato, si va ad istituire l'imposta destinata alla parziale copertura del costo del restauro ed al maggior decoro di vari luoghi del territorio comunale, per una spesa prevista di 330.000 euro. L'aliquota prevista è dello 0,5 per mille e sarà dovuta per un periodo di 5 anni. Al consigliere Giorgio Conti, minoranza, gli sembra che si tratti di una proposta formulata per prendere in giro i bercetesi, dato che non si capisce a che cosa effettivamente sia destinata. Ad ogni modo, egli potrebbe anche essere favorevole, purché venga costituita una commissione paritetica tra maggioranza ed opposizione, che esamini il progetto, segua l'appalto ed i lavori. Il consigliere Sandro Ferrari, minoranza, ricollegandosi ad un precedente intervento del consigliere Enrica Zoppi, maggioranza, che auspicava una maggiore collaborazione tra l'opposizione e la maggioranza, rimarca quanto sia difficile poterla attuare se si continua a rimangare il passato e poi ribadisce la sua contrarietà a tale imposta per le stesse motivazioni formulate a proposito dell'IMU. Il sindaco Luigi Lucchi ha replicato a Sandro Ferrari di volerlo fare passare per aguzzino nei confronti dei bercetesi, quando egli ha lasciato debiti per 3 milioni di euro e 350.000 euro di entrate problematiche, ed a Giorgio Conti che l'imposta di scopo ha come caratteristica peculiare quella che se l'opera non viene realizzata, il comune è tenuto a restituire i soldi. Egli ha aggiunto che l'opera che sarà realizzata consisterà nel restauro, sistemazione idraulico-agraria dei terreni, dato che se il territorio fosse ogni anno oggetto di manutenzione, non si avrebbe il dissesto in cui versa oggi Berceto. Egli ha accennato infine a quelli che potranno essere i progettisti dell'intervento: ingegnere Italo Pizzati, geometra Ovidio Scaffardi, ingegner Giuseppe Magnani, nonché i tecnici della provincia e dell'ex Genio Civile, ed infine che si cercherà di appaltare i lavori a cooperative agricole e ditte locali. Comunque, l'articolo 6 del regolamento istitutivo dell'imposta di scopo recita testualmente: qualora entro 2 anni dalla data prevista del progetto esecutivo l'opera non sia stata ancora iniziata, il comune dovrà rimborsare entro 2 anni successivi i versamenti effettuati dai contribuenti.